Fabris, di che cosa ti occupi? Mi occupo di sviluppare i mercati per la mia azienda, quindi di trovare applicazioni per i nostri materiali. E con i vostri materiali fate delle cose tipo questa? Diciamo che abbiamo iniziato a lavorare nell'additive manufacturing da circa 6 anni e sì, siamo i produttori della polvere che viene impiegata da Under Armour per la loro scarpa. Fammela vedere come funziona, spiegacela. C'è poco da spiegare, c'è da fare una polvere che abbia le stesse proprietà meccaniche, elastiche, di durata, di tenuta, stampata per additive, quindi stampaggio per 3D, rispetto alle tecnologie tradizionali, che è un po' la sfida di tutti i produttori di materiali per il 3D. Io mi sono segnato qui una domanda che ti volevo fare: quali sono le resistenze al momento di una diffusione della fibra di carbonio da riciclo? Sembra una domanda proprio super tecnica, ma qui siamo in una fiera proprio tecnologica. Allora, nessuna, non credo che ci siano resistenze, o meglio, serve conoscenza. Ci sono fibre di carbonio da riciclo e fibre di carbonio da scarti industriali. Questa è la prima differenza che bisogna fare nell'economia circolare, quindi nel riutilizzo o nell'impiego intelligente anche degli scarti di un processo. Qual è la differenza tra le due? È che una è controllabile, perché come scarto di processo verosimilmente avrà una qualità costante nel suo essere scarto. Quando si parla di riciclo, mantenere una qualità costante è più difficile, perché subisce dei processi di trasformazione per essere riimpiegata e riutilizzata. E quindi voi vi occupate, per quanto riguarda la fibra invece di carbonio da riciclo? Noi ci occupiamo di acquistare della fibra carbonio, anche da riciclo, da mettere dentro alle materie plastiche per avere un prodotto alla fine che è meccanicamente più resistente e più duraturo. L'impiego di una fibra da riciclo o comunque da scarto industriale è per noi una valutazione tecnica dell'applicazione e del materiale che proponiamo ai nostri clienti. Quindi non è un acquisto per economicità, ma è un acquisto per appropriatezza delle proprietà meccaniche e delle richieste del manufatto.